4 anni e 6 mesi per Giuseppe Naccarelli e 4 anni e 3 mesi per Ennio De Leo. In appello, pene lievemente ritoccate verso il basso per l'ex dirigente del settore economico e finanziario e l'allora assessore al bilancio del Comune di Lecce. La Corte ha dichiarato la prescrizione per il reato di falso e ha confermato la condanna per i due imputati con l'accusa di peculato. L'inchiesta riguarda i presunti illeciti relativi all'erogazione degli incentivi nell'ambito della sottoscrizione dei BOC. In primo grado Naccarelli era stato condannato a 5 anni e mezzo, mentre De Leo a 4 anni e 6 mesi. Venne invece assolto Lucio Stefanelli, ex componente dello staff di Naccarelli, che rispondeva delle accuse di minaccia, ingiuria e calunnia nei confronti di un altro dipendente comunale. Nel corso dell'inchiesta, coordinata inizialmente dal sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, Giovanni De Palma, e condotta dagli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, erano emerse delle prove di versamenti per una cifra pari a 684.400 euro che il Comune di Lecce, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe versato agli imputati in assenza di regolare impegno di spesa e senza adeguata copertura finanziaria. La sentenza d'appello ha anche confermato l'interdizione perpetua di De Leo e Naccarelli dai pubblici uffici. Il Comune di Lecce si è costituito parte civile.